Parliamo in questo spazio di prevenzione e salute odontoiatrica e lo facciamo in compagnia della dottoressa Doriana Bradascio, ortodonzista ed esperta in medicina del sonno, che ha tra l'altro di recente conseguito la certificazione di eccellenza dalla Società Italiana di Ortodonzia ed è consigliera nazionale per il triennio 2024-2026 della Società Italiana di Medicina del Sonno Odontoiatrica, di cui ha conseguito la certificazione di esperta in medicina del sonno. Grazie di essere qui. Grazie e benvenuta. A voi, buongiorno. Allora, dottoressa, grazie. Cominciamo a parlare di ortodonzia, che cos'è e perché è così importante. Allora, avere i denti dritti è molto importante, non solo perché è importante avere un bel sorriso è un bellissimo biglietto da visita, ma l'allineamento dei denti è importante anche perché ci permette di fare delle manovre di igiene orale più efficaci, sia nello spazzolamento che nel passaggio del filo interdentale. Ma soprattutto avere una corretta occlusione, cioè una corretta chiusura dei denti, permette una buona funzione masticatoria. L'ortodonzia è proprio quella branca dell'odontoiatria che si occupa dell'allineamento dei denti e il nostro mezzo terapeutico sono gli apparecchi ortodontici, di cui ne esistono un'infinità di tipologie e di applicazioni. Ecco, parlava di occlusione dentale, quanto è importante una corretta occlusione dentale? La bocca è un organo estremamente importante. Noi con la bocca non solo partecipiamo alla prima fase della digestione, con la masticazione, la deglutizione, ma con la bocca noi respiriamo, parliamo, quindi comunichiamo verbalmente e partecipiamo anche alla comunicazione non verbale. Si pensi ad esempio al potere che ha una risata. Ma con la bocca forse non tutti sanno che noi gestiamo anche lo stress. Quando noi siamo impegnati in qualcosa, quando guidiamo o durante la notte, quando rielaboriamo il vissuto del quotidiano, noi digrigniamo, noi stringiamo i denti. Ebbene, se denti, ossa, sono posizionate nel modo corretto, cioè se noi abbiamo una corretta occlusione dentaria, i denti guidano e sostengono i muscoli e le articolazioni temporomandibolari, che sono queste due articolazioni che noi abbiamo davanti alle nostre orecchie, che ci permettono di masticare, di parlare, di fare tutti i movimenti che noi facciamo con la nostra bocca. Quindi se tutto è in equilibrio fra di loro, tutto funziona correttamente. Quando, se invece no? Quando invece purtroppo c'è una malocclusione è possibile che ci siano dei disequilibri e quindi dei cattivi funzionamenti che possono portare a delle patologie non solo odontoiatriche ma sistemiche. Ecco, come facciamo a capire se c'è qualcosa che non va? Diciamo che le malocclusioni sono, hanno un'eziologia multifattoriale. Generalmente quando è presente una malocclusione in un genitore, questo si può ovviamente trasmettere anche ai nostri figli. Se poi i nostri bambini hanno anche delle abitudini viziate che vanno a, come può essere il succhiamento protratto del pollice piuttosto che del ciucciotto, è possibile che questo ovviamente vada a peggiorare una malocclusione già presente o a essere causa dell'inizio di una malocclusione. I pediatri della nostra città sono bravissimi ad intercettare le problematiche sicuramente e ad inviarci i nostri pazienti. Ma noi possiamo avere degli strumenti? Assolutamente, ognuno di noi può avere degli strumenti per capire come come si può fare una diagnosi precoce di una malocclusione. E vediamo allora. In generale diciamo che una bocca sana dovrebbe chiudere in questo modo, ovvero tutti i denti dell'arcata superiore dovrebbero essere all'esterno rispetto ai denti dell'arcata inferiore, si dice come un coperchio con la sua scatola. Quindi i denti anteriori non devono essere troppo sporgenti, non ci devono essere degli spazi fra i denti, non ci deve essere affollamento. Quando invece noi abbiamo una bocca che si discosta da questo quadro, da questo rapporto scatola-coperchio, allora è possibile che sia presente una malocclusione. Come ad esempio quando tutti i denti dell'arcata inferiore chiudono all'esterno rispetto ai denti dell'arcata superiore o una parte di essi, si parla di morso inverso, morso crociato, che è importante correggere perché può essere causa delle cosiddette facce storte. Oppure noi sappiamo che l'osso superiore, il palato, è il pavimento del naso e quindi dei palati stretti possono dare problemi di respirazione.
oppure quando i denti anteriori coprono troppo o troppo poco i denti dell'arcata inferiore, si parla di morso coperto, di morso aperto, e può essere causa di diverse problematiche ed essere sostenute da abitudini viziate di cui parlavamo prima, quindi problemi di deglutizione, problemi di respirazione, oppure quando i denti anteriori sono troppo sporgenti, e in quel caso può essere rischioso ad esempio per le cadute accidentali, per i traumi dentali, oppure ovviamente devono essere dritti, devono essere allineati, non ci deve essere affollamento, non ci devono essere spazi fra i denti. Quando sospettiamo una malocclusione è bene recarsi dal proprio ortodontista di fiducia per poter fare una visita. Ecco, però dottoressa, c'è sempre una sorta di incertezza dovuta forse anche al parere diverso di voi specialisti su quando cominciare. Allora, non esiste un'età per poter fare una correzione di una malocclusione. Oggi anche gli adulti hanno accesso a questo tipo di terapie, e anche perché la tecnica ci ha aiutato tantissimo negli ultimi anni. È possibile infatti anche con basso impatto estetico, oggi con le nuove tecnologie, trattare efficacemente anche le malocclusioni dell'adulto. Però ogni malocclusione ha il suo timing terapeutico. Ci sono alcune che noi consideriamo proprio delle vere e proprie emergenze, che vanno quindi intercettate precocemente anche in bimbi molto piccoli, di 5 anni, di 6 anni, perché a quell'età ovviamente i bambini hanno le suture che sono aperte, quindi noi possiamo lavorare ortopedicamente sulle ossa mascellari, e quindi è bene che se si sospetta un problema di questo tipo recarsi dal proprio ortodontista, ma in linea generale diciamo che l'Associazione Americana degli Ortodontisti dice di non tardare oltre i 7 anni per una visita ortodontica. Quindi l'età più corretta per portare i bambini dal dentista dipende anche dal tipo di problematica. Esatto. Sarebbe opportuno in realtà che il bimbo venga a contatto con la figura del pedodontista, che è l'odontoiatra pediatrico, anche prima. Io dico sempre, quando mi chiedono a che età portare i bimbi dal dentista, rispondo sempre dalla pancia, cioè da quando la donna ovviamente aspetta il bambino. Perché? Perché già lì bisogna mettere in atto tutta una serie di tecniche di prevenzione, non solo dell'igiene orale, ma anche dell'igiene alimentare, ma anche norme di comportamento, per far sì che, se una mamma è informata sia dei problemi in gravidanza che della prima infanzia, ovviamente farà sì che il bambino non sviluppi mai carie precoci dell'infanzia, piuttosto che problematiche dovute ad abitudini viziate e così via. Torniamo a parlare di digrignamento dei denti, soprattutto quando parliamo di bambini e dei nostri figli. Quando e se c'è da preoccuparsi? Allora, i genitori sono sempre molto preoccupati quando sentono i bambini durante la notte che stringono i denti, che digrignano. In realtà questo non è solo fisiologico, ma è anche auspicabile, perché i nostri bimbi sono bombardati ogni giorno da nozioni a scuola, sport, gli amici, e quindi quello è il loro modo di elaborare il vissuto quotidiano, il loro stress della giornata. Inoltre il digrignamento permette di formare le articolazioni temporomandibolari, quindi è assolutamente fisiologico e auspicabile. Diverso invece è per l'adulto. Nell'adulto il digrignamento, il bruxismo, può portare all'insorgenza di disordini cranio-mandibolari, di dolore muscolare, articolare e di usura dentale, quindi invece consigliamo di parlarne col proprio odontoiatra di fiducia per poter appunto avere una terapia corretta. Diverso invece quando sentiamo russare i nostri bambini durante la notte. Il russamento, più volte a settimana e protratto nel tempo, potrebbe nascondere invece una sindrome delle apnee ostruttive notturne. Ecco, che cosa sono? Durante la notte, quando noi dormiamo, si riduce il tono neuromuscolare, si riduce il tono dei muscoli delle vie aeree superiori, ed è possibile che ci sia una occlusione, ovvero che vuol dire che ci sia una riduzione del passaggio dell'aria oppure una completa assenza di passaggio nell'aria. Comporta ovviamente che noi andiamo in apnea durante la notte, quindi se noi andiamo in apnea e non passa l'aria, abbiamo una riduzione del quantitativo dell'ossigeno che noi abbiamo in circolo nel nostro sangue. E oramai con il Covid siamo tutti abituati a sapere che una desaturazione non va bene, soprattutto se protratta nel tempo. Quindi il nostro cervello cosa fa?
capisce che si riduce il quantitativo di ossigeno nel sangue e ci sveglia. Noi abbiamo continui, se soffriamo di questa problematica, abbiamo dei continui risvegli durante la notte, con un sonno ovviamente non riposante, e per tornare a respirare, ovviamente i nostri muscoli tornano a respirare, il nostro cuore comincia a battere più forte per mandare più sangue ossigenato in circolo, con quindi aumento della frequenza cardiaca, aumento della gittata cardiaca e tutta una serie di complicanze a lungo termine. Quindi, come capiamo, in base a ciò che succede di notte, se soffriamo di queste apnee, ci sono dei segnali anche diurni? Sì, ci sono segnali diurni e segnali notturni. Per quanto riguarda i segnali diurni, diciamo che siccome questa patologia colpisce sia i bambini che le donne che gli uomini, generalmente i bambini molto piccoli, da 2 a 6 anni, per ipertrofia adenotonsillare, piuttosto che un po' più grandi quando magari hanno problematiche ortodontiche, anche di palati stretti, di mandibole piccole, oppure se sono obesi, perché il grasso sottocutaneo, questo vale anche per gli adulti, per gli adulti. Può appunto chiudere il lume delle vie aeree durante la notte. I bambini generalmente hanno durante la notte russamento, sono agitato, sudorazione notturna, e durante il giorno sono iperattivi, hanno difficoltà di concentrazione, di apprendimento anche scolastico. L'adulto invece ha dei sintomi differenti. Durante la notte ha appunto queste pause respiratorie riferite dal partner, oppure può avere risveglio con sensazione di soffocamento o avere necessità di andare in bagno durante la notte molto spesso, sensazione di bocca secca. Durante il giorno generalmente l'adulto invece è sonnolento, infatti chi soffre di questa problematica è più predisposto ad avere degli incidenti stradali, oppure durante il giorno può avere cefalea, può avere tutta una serie di segni e sintomi che può portare anche a una riduzione del tono dell'umore, depressione, disfunzioni sessuali, e mentre nelle donne, le donne è un po' differente. Le donne tendono ad avere insonnia fondamentalmente. Come si cura la sindrome delle apnee? Allora, innanzitutto bisogna fare una diagnosi. Se si sospetta di avere questa problematica, bisogna andare dal proprio medico di famiglia, che poi indirizzerà il paziente dall'esperto del sonno. Bisogna fare un monitoraggio cardiorespiratorio notturno, cioè un esame poco invasivo, assolutamente, che viene fatto nel letto del paziente mentre il paziente dorme. Si monta uno strumento che ha appunto un flussimetro respiratorio, un saturimetro e delle fasce, una toracica e un addominale, in corrispondenza appunto dei muscoli respiratori, e il paziente dorme. La mattina noi elaboriamo un report che ci dice non solo se sono presenti delle apnee, ma ci permette anche di stadiare il numero delle apnee, quindi la gravità della patologia, ma ci permette anche di sapere come è andata la notte nella frequenza cardiaca, saturazione e così via. Una volta che si è fatta poi la diagnosi, ovviamente bisogna passare alla terapia. Esatto. La terapia viene scelta in team, perché questa è una problematica che coinvolge diversi specialisti, lo pneumologo, l'otorino, il cardiologo, l'endocrinologo, anche assolutamente. Viene scelta quindi in base in team. Si parte da normali manovre, diciamo insegnamento di prevenzione e di igiene del sonno, cioè si dice ai nostri pazienti che devono andare magari a dormire sempre alla stessa ora, piuttosto che prima di addormentarsi non guardare schermi luminosi, quindi tablet, cellulari, che riducono la produzione endogena dell'ormone del sonno, che è la melatonina, piuttosto che si chiede ai pazienti di dimagrire, per il discorso dell'obesità che facevamo prima. Oppure sì, ci sono dei pazienti che noi chiamiamo posizionali puri, che hanno le apnee solo in posizione supina e quindi magari si danno delle fasce con una pallina da tennis sulla schiena per impedire di dormire in posizione supina, quindi per dormire di fianco. Oppure poi bisogna fare ovviamente un inquadramento medico se sono presenti delle apnee importanti. Perché è importante sapere di soffrire di questa patologia? Non è importante solo per il paziente con comorbidità, ma per tutti noi, perché chi soffre della sindrome delle apnee ostruttive è più predisposto a sviluppare degli accidenti cardiovascolari, come l'infarto del miocardio, come l'ictus, ma anche a peggiorare dei quadri di ipertensione già presenti o di diabete, ad esempio.
Parlava di un lavoro in team, e l'odontoiatra che ruolo ha? Allora, diciamo che la terapia d'elezione, sicuramente se il paziente non è predisposto, cioè non deve fare chirurgia otorino piuttosto che maxillofacciale, è di tipo pneumologico, cioè lo pneumologo consegna al paziente una CPAP o una sua variante, che è uno strumento con il quale il paziente dorme, indossa una mascherina collegata a un tubo corrugato che immette aria nelle vie aeree superiori del paziente e impedisce quindi il collasso delle vie aeree. Ma anche il dentista può fare la sua parte, cioè quando noi abbiamo un paziente che ha un'apnea lieve o moderata o che non collabora con la CPAP, esistono dei dispositivi che si chiamano dispositivi di avanzamento mandibolare, che permettono meccanicamente di portare in avanti la mandibola e liberare le vie aeree in modo da avere un passaggio corretto dell'aria. Ovviamente sono terapie croniche, che quindi il paziente deve portare questi apparecchi, deve indossare questi apparecchi per tutta la vita fondamentalmente. Però sono terapie semplici, diciamo, che cambiano tantissimo la qualità della vita dei nostri pazienti. Grazie dottoressa per questo spazio, magari sarà il primo di una serie di approfondimenti dedicati al tema. Grazie allora alla dottoressa Doriana Bradaccio, ortodonzista, esperta in medicina del sonno. A presto. Grazie.